attimo di raccoglimento perché devo riprendermi dallo stupore di trovarmi in un posto di questa importanza, in uno scenario di questo livello, over the top on the world, un marmo unico al mondo. Da 2200 anni viene estratto. Ci troviamo ovviamente nelle cave più famose del mondo, le cave di marmo di Carrara. Adesso però, amiche di amore con il mondo e amiche di amore con il mondo e amiche amiche e amici di amore con il mondo, adesso cerchiamo esclusivamente di armonizzare con le straordinarie vibrazioni di queste rocce. Non ci sono solamente le sorgenti d'acqua, ovunque ci sia un contesto nativo c'è una sorgente, e ne approfitto per ricordare che anche noi un giorno eravamo una sorgente e che uno splendido obiettivo del nostro cammino può essere proprio questo, di ritornare a essere quella trasparente, cristallina e meravigliosa sorgente. Gallerie chilometriche! Io provo a immaginare scultori come il Gian Bologna, il Canova e soprattutto Michelangelo che ricevono questi blocchi di marmo e li trasformano nelle sculture più importanti della storia. La pietà esce da queste cave. Questa pietra è stata trasportata ma soprattutto forgiata, cesellata dalla mano degli uomini più
artistici di tutti i tempi. E questa grande magia, e questa grande vibrazione, e questa profonda risonanza l'abbiamo anche percepita poco fa nel profondo delle viscere del cuore della montagna, nel cuore delle cave di Carrara. E adesso, seconda parte di questa meravigliosa, fantascientifica escursione di immagini per celebrare le vibrazioni sopra i 1000 metri.